Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e benvenuti anche nella nuova era del Ring Light. So che fa un po' di riflesso sugli occhi. Spero che comunque non vi dia troppo fastidio in caso inizierò a girare i video senza occhiali, molto semplicemente. Comunque, venendo a noi, oggi volevo portarvi un book tag che ho visto dal canale di Eri Gibby e anche da Piovono Giuggiole. Ovviamente qui sotto trovate linkati tutti i canali dai quali io ho preso questo book tag, che si chiama Abitudini Letterarie Book Tag. E niente, mi sembrava molto carino da portare visto che è un po' che non faccio un book tag, non troppo, però insomma un pochino, e quindi penso sia proprio giunto il momento. Prima di iniziare le mie solite premesse molto 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 brevi. E come sempre, volete supportare il mio canale perché quello che propongo vi interessa, vi piace, vi diverte, vi intrattiene, insomma qualsiasi cosa potete farlo guardando i miei video, iscrivendovi innanzitutto al canale e allertando la campanellina ogni volta che un mio video esce, mettendo dei like, commentando, insomma, essendo un po' attivi sul canale. E in più, essendo un'affiliata Amazon, se voi acquistate tramite i miei link, io ne percepisco una piccolissima parte che non incide però sul vostro prezzo finale, ma che mi consente ovviamente di fare più acquisti e leggere sempre di più per portarvi sempre più contenuti. Fine della solita solfa, direi di passare subito al video. Inizierei subito con la prima domanda. Hai un posto speciale a casa per leggere? Allora, io tendenzialmente non ho proprio un posto speciale. Tendenzialmente leggo sul divano, perché è comodo, eccetera, oppure sul letto se sono a letto, ma ad esempio d'estate non mi piace tanto leggere in casa, mi piace andare all'aperto, quindi di solito trovo un parco, un posto abbastanza isolato dove leggere e non percepire presenza umana. È anche un modo per me per staccare un po' anche dal telefono, perché anche leggendo ultimamente mi rendo conto che lo guardo, quindi insomma, questo è un po' uno dei miei trucchi per evitare tutta questa faccenda. Seconda domanda: segnalibro o pezzo di carta a caso? Come vi ho forse già detto in un altro video, che vi linko giù nell'info box, io e i segnalibri non andiamo molto d'accordo, nel senso che ne ho una marea, ma finirò sempre per usare un pezzo di carta a caso. Un qualsiasi cosa pur di non alzarmi e andare a cercare un segnalibro. Di solito proprio prendo la prima cosa che trovo che possa fare il segnino, altrimenti in altri casi faccio l'orecchia. Sì, non è un problema per me. La terza domanda invece chiede: puoi smettere di leggere in qualsiasi momento o devi per forza fermarti alla fine di un capitolo, in un certo punto, una certa frase, insomma, in un punto ben specifico? Allora, tendenzialmente se posso cerco di arrivare almeno alla fine del capitolo o iniziare una pagina dove non c'è la continuazione di una frase dalla pagina precedente, perché mi spezzerebbe molto la lettura quando lo riprendo. Però ovviamente a volte non è possibile, magari devi interrompere la lettura perché hai un'urgenza, devi fare una cosa in fretta, insomma, quindi tendenzialmente vi direi alla fine di un capitolo, ma non è sempre così, ovviamente. 4. Mangi o bevi quando leggi? Sì. Mi capita, non lo faccio sempre come rituale, mi piace bere del tè, mi piace bere il caffè la mattina, di solito io leggo soprattutto la mattina quando ho il caffè latte in mano e mentre puccio i biscotti. In altri casi mi capita di fare merenda proprio mentre leggo. 5. Riesci a leggere mentre ascolti musica o guardi la TV? Allora, se guardo la TV sicuramente no. Anche ascoltare musica mi sta diventando molto difficile. Tendenzialmente riesco a leggere se ascolto musica strumentale, perché se no inizio a prestare attenzione alle parole della canzone, quindi è un casino. In altri casi, invece, tendenzialmente preferisco ultimamente non ascoltare proprio musica, perché comunque sia la letteratura che la musica sono le mie due più grandi passioni. E io tendenzialmente mi dedico molto, mi concentro molto su entrambe le cose, quindi non riesco a splittare il cervello. Anche una musica strumentale a un certo punto inizierò a sentire e a guardare la melodia, l'armonia, dove c'è la batteria, insomma, inizio a prestare attenzione ai dettagli della musica e a dimenticarmi di cosa sto leggendo e viceversa. Quindi cerco ovviamente di evitarlo. 6. Un libro alla volta o di più? Di solito riesco a leggere tranquillamente più di un libro alla volta, non mi disturba, anche perché tendenzialmente cerco di leggere dei libri che abbiano una pesantezza, tra virgolette, diversa, nel senso che a volte mi tengo sempre un libro che richiede molta concentrazione
e magari qualcosa di più leggero quando arrivo magari la sera, per la sera o quando sono un po' stanca, quando non ho tanto tempo e tante energie mentali da concedermi per la lettura, e quindi di solito riesco a leggere due o tre libri in contemporanea e non mi crea fastidio, anche perché difficilmente sovrapporrò le storie. Non è una cosa che mi è mai capitata. Che vi linko giù nell'info box. 7. Leggere ad alta voce o mentalmente? Ovviamente mentalmente, perché sennò sarebbe un po' disturbante, soprattutto per il mio amoroso, perché abita con me e quindi capite bene che difficilmente amerà questa cosa. Però devo dire che io amo molto la lettura ad alta voce. Mi piace leggere per altri, mi piace leggere dei passaggi per altri, mi piace tradurli, eccetera, eccetera. È un'attività che trovo molto interessante. Però ovviamente non è che la puoi fare sempre, ecco, diciamo così. A volte però vedo che se ad esempio faccio fatica a capire il senso di un determinato passaggio, rileggerlo ad alta voce mi aiuta moltissimo. 8. Fai skimming o salti delle pagine? Allora, tendenzialmente no, se un libro mi piace è veramente molto difficile che io faccia skimming, ma col fatto che ad esempio ho tante recensioni spesso da fare e non tutti i libri che mi propongono mi piacciono, o comunque non li amo particolarmente, con questi libri mi capita proprio sia di fare skimming, di saltare delle pagine no, perché ho paura di perdermi magari un avvenimento, però a volte quando vedo che ci sono diverse ripetizioni vado direttamente al punto dove magari c'è un dialogo o dove magari c'è una descrizione un po' diversa dalle righe precedenti. So che è una brutta cosa da fare, ma mi sono davvero resa conto che quando hai davvero tanti libri da leggere e questo non ti prende particolarmente, a volte è una tecnica che ritorna molto utile senza andare a togliere magari il senso profondo di un libro. È chiaro che non faccio skimming di 50 righe alla volta, se no non capirei assolutamente niente, però soprattutto nei libri che non mi piacciono mi capita di farlo, perché comunque voglio arrivare alla fine avendo comunque un'opinione abbastanza completa. E quando anche lo skimming non serve a niente, nel senso che comunque il libro non mi prende, abbandono il libro. 9. Rompere la costina o no? Allora, è ovvio che rompere la costina un po' dispiace, e soprattutto se i paperback non avessero questo problema che le pagine sono veramente incollate fino in fondo, quindi o tu leggi un libro a questa distanza o è impossibile. In ogni caso, io cerco sempre di romperla. È una cosa brutta da dire, lo so, ma a me piacciono da morire i libri vissuti. Se poi questo è un libro che mi piace moltissimo, comprerò anche l'edizione hardback e ne avrò due, così ne vedrò una che ho vissuto e che dimostra quanto è stato grande il mio amore per questo libro, come ho voluto viverlo a pieno, e un'altra da tenere come reperto museale. 10. Scrivi sui tuoi libri? Non su tutti, ma sì, spesso mi capita, metto degli appunti, sottolineo, sì, sottolineo molto e spesso. Ultimamente, invece che scrivere direttamente sul libro, che magari non ho spazio, appiccico dei post-it, ma io amo vivere i libri ancora. Ve lo sto ripetendo 100.000 volte, mi piace tra l'altro trovare le scritte fatte da altri sui libri usati che compro, perché mi creano un po' una sorta di storia di questo libro che è precedente al mio acquisto, quindi la trovo sempre una cosa affascinante. Dici, quando leggi più spesso? Mattina, pomeriggio, sera? Allora, io più spesso sicuramente la mattina, perché mi alzo sempre molto prima di quello che mi serve per prepararmi, per avere almeno un 45 minuti, un'oretta per leggere. Io non ho problemi nel dormire. Io non ho problemi nel svegliarsi perché tendenzialmente dormo pochissimo e quindi mi piace proprio dedicare un'oretta in cui spengo il cervello da tutto il resto e lo dedico solo alla lettura. 12. Qual è il tuo posto preferito per leggere? Che è un po' simile alla prima domanda. Ripeto, il divano per me è sicuramente un posto molto comodo, se no, qua vicino tra l'altro a casa c'è un parco, riserva naturale, dove io scatto spesso delle foto e andando abbastanza dentro, dopo circa 10 minuti di camminata, c'è un bellissimo punto dove c'è uno spazio per un picnic ed è perfetto per leggere, non c'è mai nessuno e quindi lì è veramente molto bello. D'estate fa un caldo porco, però io veramente amo tantissimo questo punto e insomma mi piace stare in mezzo alla natura anche quando leggo. 13. Guardi prima il film o leggi il libro? Di solito cerco di leggere sempre il libro prima di vedere il film. Non capita purtroppo sempre. Mi è capitato di vedere dei film molto prima di leggere il libro,
O a volte ho visto un film che non mi ha entusiasmato e quindi non ho letto il libro, o viceversa, magari il libro non mi aveva fatto impazzire e ho evitato totalmente il film. So che sono due mondi un po' separati e diversi, però il grande caso che io cito sempre è Signore degli Anelli. Io ho detestato il libro, detestato è una parola grossa, no dai, non è che l'ho detestato, ci ho fatto veramente fatica a finirlo, mentre ho amato i film. Un altro esempio, La bussola d'oro, io non sapevo nemmeno che fosse un libro, mi è capitato di vederlo proprio per caso, il film è stato tremendo secondo me, e questo mi ha sempre un po' allontanato dalla serie, anche se in realtà ovviamente è una serie molto amata di cui tutti parlano benissimo, chissà che un giorno magari non ci proverò. 14. Cosa preferisci, audiobook, ebook o cartaceo? Direi che è abbastanza indifferente, in realtà l'audiobook lo uso solamente mentre lavoro perché riesco a prestarci abbastanza attenzione, ma di solito lo leggo nei libri dei quali io non sono troppo interessata oppure mi capita di farlo se ho ad esempio dei percorsi da fare. È che l'audiobook purtroppo a volte mi fa perdere dei pezzi. Io amo ebook e cartaceo allo stesso modo, è ovvio che se un libro mi è piaciuto molto e l'ho letto in ebook, cerco di comprare anche il cartaceo per averlo, perché di solito è sempre bello vedere la sua copertina e ricordarsi anche una prova cartacea. 15, ultima domanda. Le tue serie di libri devono matchare? Tendenzialmente sì, ma non sono assolutamente una di quelle persone che schizza. Se le copertine non sono alla stessa altezza, se l'edizione è diversa, se una è hardback e l'altra è paperback. Diciamo che secondo me sono tutte cose che non so come dire, sono tutte questioni molto superficiali. Capisco che c'è chi è molto fissato perché magari a livello mentale deve avere un certo tipo di ordine. Come vedete, l'ordine non è proprio il mio forte, non mi interessa, non è una cosa che dà valore al libro. Chiaramente, se ad esempio preferisco un'edizione rispetto ad un'altra, perché l'altra magari è proprio orrenda, ad esempio mi viene in mente la serie del Dominio del Fuoco in inglese, An Ember in the Ashes, la prima edizione, quindi l'edizione più diffusa, per me aveva delle copertine meravigliose. La nuova edizione è terribile, sembrano dei videogames e io non le vorrei mai così. Quindi probabilmente comprerò l'edizione inglese che non è simile nemmeno quella alle prime, però almeno non ha questi personaggi da videogioco in copertina. Quindi è più magari una questione di gusto, ma se una è un po' più alta, un po' più bassa dell'altra, se una è paperback, l'altra è hardback, non me ne frega assolutamente nulla. Le trovo davvero considerazioni un po'. Boh. Nel senso, non cambia il valore del libro. È ovvio che una bella copertina va valorizzata, su questo siamo tutti d'accordo. Bene, direi che il tag è finito e io passo invece ad andare a taggare qualche amico che secondo me si divertirà. La prima che taggo è Clarissa di Questione di Libri, poi taggo Erika di Read with Erika e Andrea di Leggo Scatto Viaggio. Direi che per oggi è tutto. Come sempre, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di mettere un pollicino in alto se il video vi è piaciuto. Come sempre, vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!